Domenica prossima ricorre la festa del Corpus Domini, quindi dell'Eucaristia, del corpo del sangue di Gesù. E nell'ultimo libro scritto, Amore senza limite, ne parlo nel primo capitolo, al paragrafo 3, esattamente a pagina 40. Allora, vi leggo il paragrafo per chi non ha acquistato il libro, ma sicuramente anche studenti che vogliono fare degli approfondimenti, credenti che vogliono leggere e conoscere, approfondire dal punto di vista teologico anche questa realtà della nostra fede, e possono appunto attingere al video se non hanno comprato il libro o non intendono comprarlo. E lo dono con tutto il cuore. Allora, Amore Eucaristico, paragrafo 3. Tutte le opere di Dio, è indubbio, non sono che il poema del suo amore. Felice in se stesso, non ha bisogno di alcuno, perché bontà è infinita. Ha voluto partecipare a questa beatitudine. Scrive l'angelico San Tommaso, egli è il solo essere perfettamente liberale e fine alle sue opere non è il proprio vantaggio, bensì l'amor suo, il quale, essendo di natura diffusivo, non può contenersi, non per alcuna necessità, ma per il trasporto della sua bontà. La creazione è la prima parte di questo grande poema che abbraccia lo spazio e il tempo, ma la realizzazione di questo grande amore trovò nella libertà umana un forte ostacolo. Fu perciò che per compiere un così grande disegno d'amore, Dio mandò sulla terra il Figlio unigenito, e i capolavori della sua infinita carità sono l'incarnazione, la redenzione, l'Eucaristia, Betlemme, il Calvario, il Cenacolo. Non sono che invenzioni del suo amore affinché si compia il pensiero della sua carità nel procurare la felicità delle sue creature. L'amore in Dio è giunto alle sublimi follie nella croce e sull'altare. L'Eucaristia è l'amor degli amori, come si esprime San Bernardo. E se il cuore è la sede dell'amore, non di altro si occupa Gesù Cristo nella vita umiliata del sacramento che di accendere in tutti il fuoco della carità. Ci nutre e ci invigorisce in modo così perfetto da formare un identico corpo. Con corporeus et consanguineus unum corpus Christi. Misteriosa unione, poiché come la goccia d'acqua che cade nell'oceano senza perdere la sua natura partecipa tuttavia della grandezza del mare, così la nostra natura, unita alla divinità, riceve tutti i tesori del cielo, vive della vita stessa di Dio. L'occupazione sovrana del cuore eucaristico è amarci. Se al nostro bene sono sacre tutte le sue fibre, per noi tutti i palpiti e sospiri, se come acqua non manda da tutte le sue corde se non armonia di carità, rispondere col nostro amore è quel che dovremmo fare, ricercando nell'intimità del tabernacolo, nella preghiera, la forza per avvicinarci a Lui e per ricevere dal battito del suo cuore divino le sante commozioni delle virtù. Ci ha amati sin dall'eternità e continua in questo sacramento. Il cuore di Gesù, vivo e palpitante, è una realtà in mezzo a noi. Se vogliamo stare fisicamente accanto a Lui, basta che ci accostiamo e sostiamo presso il tabernacolo. Se poi vogliamo il suo cuore presente fisicamente nel nostro, basta che ci accostiamo al sacramento dell'Eucaristia ricevendo la comunione. Nella comunione avviene la fusione dei due cuori, il cuore di Gesù nel cuore dell'uomo e viceversa. Dalle analisi chimiche fatte sull'ostia trasformata miracolosamente in carne conservata nel santuario di Lanciano, è emerso che quella carne è viva e appartiene alla carne del cuore. Signore, esclamò una volta San Bernardo, non conviene alla vostra maestà stare rinchiuso in una piccola prigione e in poco pane. Non fa niente, rispose Gesù, basta che convenga il mio amore. È l'amore che imprigiona Gesù per noi. L'Eucaristia è il testamento di Gesù, la manifestazione suprema d'amore del suo divin cuore. Dare quello che si ha è molto, ma dare quello che si è tutto, e Gesù nell'Eucaristia ha dato se stesso.
Nell'Eucaristia consideriamo il sacrificio, il sacramento, la presenza continua di Gesù in mezzo a noi. Sotto ciascuno di questi tre aspetti sentiremo palpitare il cuore di Lui, ardente di amore per noi. Nel film Stromboli, il regista Rossellini fa dire alla protagonista disperata per l'ostilità della natura e degli uomini: «Oh Dio, se esisti dammi un po' di pace». Può essere un urlo blasfemo oppure la rivelazione dello straccio di un cuore che attraverso l'esperienza delle creature ha controllato l'unicità della fonte che la può dissetare. Non pare abbia ricevuto risposta nel film, ma si sa, i film lasciano sospesi tanti perché. Nelle realtà spirituali ogni interrogativo ha la sua soluzione. Dio esiste e dà la sua pace, anzi da se stesso, che è Auctor Pacis et Amator. Negli altri sacramenti riceviamo la grazia di Dio. Nell'Eucaristia riceviamo il Dio della grazia, la sorgente stessa della vita soprannaturale. L'Eucaristia, in chi la riceve degnamente, conserva ed accresce la grazia, rimette i peccati veniali e preserva dai mortali. Dà spirituale consolazione e conforto, accrescendo la carità e la speranza nella vita eterna di cui è pegno. Dove Gesù passa risana. Ecco, io sono con voi tutti i giorni, fino alla fine del mondo. Nessun uomo potrà mai dare una simile assicurazione. Solo l'amore può spiegare il tabernacolo, perché altrimenti non si riuscirebbe a capire come mai Dio, soddisfatto in se stesso, possa trovare delizia nello stare con le creature. Egli ama e l'amore non perde, ma intensifica la sua tonalità e travolge tutti gli ostacoli per arrivare anche ad uno solo o a pochi cuori che lo attendono. Rimane con noi come fratello e amico, perché noi gli confidiamo i nostri segreti, belli o brutti, che siano le nostre speranze, i nostri timori, le nostre gioie, le nostre pene, i nostri successi e le nostre delusioni. Tra le più care occupazioni nella vita eucaristica è senz'altro quella di partecipare a dolcissime consolazioni, ed è questa la continuazione dell'opera redentrice. Sotto diversi aspetti il dolore si associa alla nostra vita. In alcuni è paura, in altri è tristezza, ora assume la forma di povertà, ora di malattia. Il dolore si stringe all'uomo e gli ricorda ad ogni istante che questo terreno è un esilio, un pellegrinaggio, che per quanto bello finisce, perché la nostra patria è nel cielo. Altra sorgente del dolore è la propria miseria, siamo deboli. Altri dolori provengono agli uomini da ingiustizie, soprusi, calunnie, tradimenti. Fummo creati per essere fratelli ed amarci vicendevolmente. Gesù conobbe tutti i dolori, vi fu forse un dolore che non cercasse di consolare? E così ci ripete nell'Eucaristia: perché sei mesto, mesta e ti affanni? Spera in Dio, io sono la tua salute. Qualunque sventura possa colpire, nel cuore eucaristico troviamo balsamo per ogni dolore, conforto in ogni debolezza, sostegno, perché Lui stesso ha assicurato di essere rimasto con noi per essere nostro sollievo. Gesù nell'Eucaristia ci protegge, ecco la più vantaggiosa occupazione della sua vita eucaristica. E perché possa stendere su di noi il manto della sua protezione, dobbiamo abbandonarci nelle sue braccia, diffidando delle nostre. Un compito dolcissimo svolge il cuore eucaristico di Gesù, accompagna. È voluto rimanere con noi sino alla fine dei secoli, per essere nostro compagno, invisibilmente con la sua assistenza e con la sua grazia, nella vita presente fino alla gloria futura. Siamo pellegrini in cammino per raggiungere la patria e ogni giorno ci avviciniamo sempre più alla meta. Creati da Dio non possiamo avere altra meta che Lui, è il nostro principio e non può essere nostro fine, ego alfa et omega, principium et finis. Visitiamolo nel tabernacolo, riceviamolo con fervore nella Santa Comunione, supplicandolo perché sia la stella del nostro cammino e il bastone del nostro pellegrinaggio. Mane nobiscum domine, l'Eucaristia è volta verso l'ultima venuta di Gesù, collega l'origine del mondo e del peccato all'apoteosi finale. E nell'ultima cena, che l'amore di Gesù percorre in un sol tratto tutta questa distanza, abbracciando tutta quanta l'umanità e la sua storia. L'amore infinito di Dio non poteva darci altra prova più grande del suo amore, e questo l'hanno capito bene i santi, i quali, volendo rendere a Gesù amore per amore,
lo facevano soprattutto nell'Eucaristia e con l'Eucaristia. Gesù accoglie tutti, in qualunque ora. La presenza di Gesù nel Santissimo Sacramento dell'altare è grande dono. La rinnovazione del suo sacrificio nella Santa Messa è tesoro di infinita grazia. Ma il tesoro di gran lunga più grande è il ricevere l'Eucaristia. Gesù si rende presente nella Messa e nel Tabernacolo, vicino alla nostra piccola persona. Nella comunione, invece, entra in noi, non solo con la sua presenza, ma si unisce a noi in una maniera intima ed ineffabile. Non è una presenza di vicinanza, ma una presenza di vita, per cui Egli vive, respira con noi. La sua vita passa in noi. Buona domenica del Corpus Domini a tutti, grazie dell'ascolto e arrivederci.